I fell in love with Italy. I was studying history, I was studying art, and all through the years I realized there was just so much more always to learn. Tra le meraviglie custodite a Firenze, in Italia, da sempre culla dell'arte e della cultura, vi è una fra le più importanti testimonianze al mondo di ceramografia antica, il Vaso François. Il Vaso François è un cratere ateniese a figure nere, prodotto intorno al 565 a.C., usato nell'antica Grecia per mescolare acqua e vino durante i simposi. Esportato in Etruria nel corso del VI secolo a.C., viene comprato da un nobile aristocratico etrusco e scoperto dal fiorentino Alessandro François in un'imponente tomba nei pressi di Chiusi nelle due campagne di scavo del 1844 e del 1845. Per le sue dimensioni, le 270 figure dipinte che lo decorano e le sue 131 iscrizioni, il Vaso François è riconosciuto come il più importante vaso ateniese, tanto che lo si può ben definire Rex Vasorum, il re dei vasi. Custodito dal 1870 nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, a questo capolavoro dell'arte vascolare greca è stata da poco dedicata una sala nuova ed esclusiva, inaugurata il 6 aprile 2018. Un oggetto unico al mondo che questo museo conserva insieme a tanti altri capolavori. E proprio per questo dedicare una sala a questo vaso fa capire quanto questo oggetto, ma in generale questo museo, conservi opere di valore universale. Il Vaso François è un vaso speciale perché è uno dei più grandi vasi ateniesi che si conoscano al mondo. È la prima attestazione della firma congiunta del vasaio e del pittore, ripetuta due volte, una volta sul lato e una volta sull'altro. È una summa della mitologia greca, che vuol dire anche del pensiero etico e religioso greco. È un importante veicolo della ellenizzazione, del fenomeno di come la cultura greca abbia permeato la civiltà, la cultura e il pensiero degli etruschi. Viene volgarmente chiamato la Bibbia dell'archeologia proprio per l'importanza che ha e per tutti i riferimenti mitologici, storici, delle saghe principali di dei ed eroi della Grecia che riflettono anche i valori dell'aristocrazia ateniese della fine dell'epoca di Solone, cioè di quando ad Atene, negli anni fra il 570 e il 560, si concretizzano tutte quelle illuminate riforme sociali, economiche e politiche che il grande statista Solone, che è la prima personalità politica di tutta l'Europa precisamente definibile, mise in atto. Riservargli uno spazio isolato con una maggiore documentazione significa metterlo in risalto e soddisfare così la richiesta dei moltissimi visitatori che ogni anno lo studiano, lo ammirano e vengono al museo proprio per questo. L'allestimento della nuova sala per il Vaso François rientra in un'opera di restyling del Museo Archeologico, resa possibile dalla donazione di Laura e Jack Winchester. The main motivation was Mario Iozzo. I mean, he is singularly important in this museum. He has such a passion for all these treasures. But our interest in the museum probably came about 10 or 12 years ago. It was our first visit, and we realized what treasures this museum had. Il progetto di allestimento della sala dedicata al Vaso François è stato curato dall'architetto Chiara Fornari, che ha coinvolto i migliori artigiani locali per la costruzione delle strutture espositive e professionisti della comunicazione per gli apparati didattici e informatici. Non volevamo una struttura permanente come poteva essere magari una semplice parete in cartongesso curvo che andava piantato a terra, ma abbiamo creato un mobile contenitore autoportante.
siamo riusciti a creare un allestimento più organico e omogeneo, eliminando molti elementi che potevano essere di disturbo anche nella percezione dell'opera e della sala stessa. Crediamo che sia una soluzione che abbia valorizzato la sala e che potrebbe essere adottata anche in altre sale del museo. Diciamo che un vaso greco è una promessa di grattacapi, difficile da risolvere. Questa struttura è stata incollata e chiusa quindi all'interno della sala e in qualche modo riporta sempre gli occhi al centro su quello che è l'ospite, diciamo, d'onore della sala. Per lui è stata costruita questa magica casetta, la vetrina, nella quale lui dimorerà a lungo, e quindi si deve avere grande rispetto di quello che si va a fare, perché la troppa luce, le cattive abitudini poi sarebbero per il vaso un elemento di stress. Avere una sala dedicata esclusivamente al vaso fa capire l'importanza del vaso anche a chi non è proprio del mestiere. Ma abbiamo avuto l'occasione per la prima volta di esporre accanto al vaso il fatidico sgabello che il 9 settembre del 1900 lo ruppe disgraziatamente, ma anche per la prima volta di collocare accanto al vaso due importanti vasi che recenti ricerche d'archivio hanno lasciato scoprire che molto probabilmente appartenevano al corredo funerario del principe etrusco che aveva messo il vaso nella sua tomba. È stata pubblicata anche una guida breve in italiano ed inglese scritta da Mario Iozzo, edita da Polistampa. Sono stati rinnovati gli apparati didascalici con pannelli retroilluminati. Sono state inoltre allestite postazioni informatiche con schermi touch di ultima generazione, sui quali è possibile approfondire lo studio del vaso attraverso un'applicazione digitale interattiva realizzata dall'azienda fiorentina Sideways SNC, specializzata nella produzione di contenuti didattici per i musei. Questo è uno scopo del museo, quello di non solo di esporre ma anche di spiegare. Questo può avvenire in maniera egregia attraverso le nuove tecnologie, in questo caso attraverso degli schermi che offrono al visitatore, che ha un po' più tempo di quello del passaggio, di approfondire la conoscenza di questo oggetto attraverso quella che è stata la sua storia, il ritrovamento, la sua natura di opera d'arte e quindi arricchire la visita. L'applicazione è pensata come una guida virtuale che fornisce al visitatore informazioni e curiosità sulle storie, i personaggi e i miti raffigurati, sui materiali, le funzioni e le tecniche di decorazione. Questo veramente si propone a tutti i visitatori di questo museo, non solo agli studenti che ovviamente sono tra i principali frequentatori di questo museo, ma ai cittadini fiorentini che possono tornare ad approfondire la conoscenza di queste opere, ma ai turisti e ai visitatori di passaggio. Un'applicazione simile è stata realizzata anche per il sarcofago delle Amazzoni, unico esempio al mondo di sepolcro di marmo dipinto. Ritrovato nella seconda metà del 1800 nella città etrusca di Tarquinia, il sarcofago risale al 350 a.C. Riccamente decorato su tutti e quattro i lati, con scene di battaglia fra greci e amazzoni, questo sarcofago è un altro grande protagonista del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Uno degli esempi più interessanti dell'incontro tra la civiltà etrusca, greca e magnogreca, destinato alla sepoltura di un'aristocratica etrusca, come si evince dalle incisioni ben visibili sul sarcofago. Grazie alle sue dimensioni e alla qualità delle immagini dipinte, il sarcofago delle Amazzoni costituisce anche uno dei reperti più importanti nello studio della grande pittura del IV secolo a.C.
Un'altra meravigliosa testimonianza del passato messa in nuova luce da questo intervento di restyling espositivo. Con il contributo della famiglia Winchester è stata rinnovata anche l'illuminazione dell'intero piano del museo archeologico, con tende schermanti e impianti luce a LED. Sono state allestite e inaugurate altre 3 nuove sale, con 11 vetrine, che accolgono 180 statuette di bronzo greco-romane provenienti dalla collezione mediceo-lorenese, in parte restaurata da artisti come Benvenuto Cellini. L'operazione è stata quella di esporne intanto il numero più grande possibile, proprio per dare l'idea della importanza e della quantità dei pezzi che arricchivano le collezioni medicio-granducali. Anche tutti quei bronzi che sono delle creazioni rinascimentali, perché in quel periodo non era pensabile di esporre pezzi che non avessero ad esempio gambe, braccia, testa, quindi sempre la tendenza era quella di ricomporli nella loro integrità e dando vita anche a delle vere e proprie creazioni. Il contributo offerto al museo dalla famiglia Winchester è stato gestito con l'aiuto della fondazione non profit Friends of Florence, che dal 1998 supporta la valorizzazione, la promozione e la conservazione dell'arte in Toscana. Friends of Florence learned of the François Vase Room through the director Mario Iozzo. Through his enthusiasm and teaching us actually the importance of the vase and showing us in what conditions it was and also how it was displayed in the past. Our goal is to protect and to safeguard works of art that otherwise would not be restored or may have been overlooked. And so we spoke together with the Winchesters. They were enamored of the project, quite rightly. And so with their very generous donation, we were able to organize and support the museum by providing assistance to the project. I think it is amazing. Yes. It's amazing. The inspiration for the walls and the friezes that are displayed, as well as the computerized information. It's just bringing the Françoise Vase and the sarcophagus of the Amazon to the level that people can really understand how important they are. Non è un intervento che si limita al contesto fiorentino, ma si apre veramente a tutto il contesto della città e agli altri musei. Voglio ricordare che questo è un museo che ha legami diretti con la storia dei musei fiorentini. Nasce come costola del Museo delle Gallerie degli Uffizi, dalle collezioni medicee e poi lorenesi, ma si arricchisce con opere che provengono dagli scavi e quindi in qualche maniera si collega a tutta la Toscana e al resto del mondo. Quindi è un importante intervento per il quale siamo grati a Friends of Florence e ai signori Winchester che lo hanno finanziato e che veramente pone questo museo ancora più al centro del sistema museale fiorentino e comunque italiano. It's very easy to find donors, and we have found them for very important projects like the David by Michelangelo, or like the Tribune in the Uffizi, or the Botticelli rooms in the Uffizi. It's more difficult to find those who wish to give support to smaller treasures, which are equally important, but often invisible to the public. But it's not so much the giving of monetary, it's feeling a part of the city. We have support from all around the world, and it's a prime example of how important the artwork here is in Florence and Tuscany, because in the end, it is the basis of all Western civilization.